Allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo si affrontano per la seconda giornata del torneo di terza categoria Girone B della sezione di Rimini Riviera United e San Patrignano. Entrambi le squadre arrivano dal pareggio della prima giornata per giunta col medesimo risultato, 1-1 per il Riviera sul campo della Montefiorese, 1-1 per il San Patrignano a domicilio con il Monteleone. La partita si accende subito in direzione ospiti. In maglia rossa Thomas recupera la sfera appoggiandola per Di Muro che scarica il pallone tra i guanti di Piscaglia. Il Riviera risponde con questa conclusione debole di Manfroni, ma al secondo vero a fondo il San Patrignano passa. Il traversone sulla destra viene pizzicato di testa da Discotto che indovina l'angolo vincente alla destra di Piscaglia. Il San Patrignano gioca di fino, il tacco sotto porta non riesce, ma si trattava in questo caso di posizione di offside, non dall'altra parte quando la distanza scatolare scalda così i guantoni a Strambini. Con l'immagine a cura della Punto Gol Sport passiamo alla ripresa. Andruccioli dà le spiegazioni ai suoi, ma il San Patrignano va vicinissimo al colpo del KO quando dall'angolo Scolari chiama la deviazione in corner a Piscaglia, bravissimo in questo caso ad evitare i 2-0. Il neo entrato Petrucci decide rosso di mettersi in mostra, ma la conclusione è lontana dal bersaglio. Ma proprio dal neo entrato scatta lo scambio che porta l'atterramento in area di rigore ad opera di Agmir su Farinella. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dal dischetto Polverini sigla in momentaneo 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo in contropiede Manfroni ha la grande chance, ma deposita la sfera a fondo campo. Schemi che a questo punto saltano e l'ultima occasione che fa gridare a gol coinvolge Farinella, la cui conclusione si spegne di pochissimo al lato. Termina qui la gara con le squadre che raccolgono per la seconda gara consecutiva un pari col medesimo risultato di 1-1.